Negativi in Spagna i risultati dei due pazienti sospettati di aver contratto l'Ebola. La prognosi resta tuttavia riservata, dato che va effettuato un secondo controllo entro 72 ore. Uno dei due era passeggero nigeriano di un volo proveniente da Parigi. Volo evacuato quando l'uomo ha cominciato a manifestare dei sintomi. E l'Europa cerca di fare passi concreti direttamente anche in Africa. Una nave ospedale della Marina Britannica con tre elicotteri e 350 persone a bordo parte dal Regno Unito diretta in Sierra Leone nell'ambito della lotta contro la malattia. La Argus parte da Falmouth e raggiungerà Freetown fra circa due settimane. Tra le persone a bordo ci sono 80 medici e infermieri, oltre a 80 soldati.